Ah, che bella sensazione mettere piedi in questi parchi. Nello scorso episodio siamo andati a visitare Tokyo Disney Sea e in questo finalmente siamo in un parco che io non mi stancherò mai di visitare. Quindi non mi resta altro che darvi il benvenuto, anzi bentornati a Disneyland. Però la nostra avventura con ordine, come sempre siamo arrivati molto prima all'ingresso, il problema però è che oggi in Giappone era festa. E questa è solo la fila per fare i controlli. Perfetto, si preannuncia una giornata tranquillissima. Vabbè dai, alla fine 12 minuti d'attesa e siamo già ai controlli. È il Culture Day, io non so che cosa sia, però è festa, quindi probabilmente ci sarà tantissima gente a Disneyland e dobbiamo gestirci molto bene le code. Quindi sfrutteremo sicuramente il Premier Access, che sarebbe il saltacoda, e la Lightning Lane del 40° anniversario, quella che ti permette di saltare la fila in un'attrazione gratuitamente. Sicuramente ci sono alcune attrazioni che non possiamo perderci qui, tra cui La Bella e la Bestia, Roger Rabbit, Winnie the Pooh e soprattutto tutto, io non so se ho letto male, spero di no, ma dovrebbe esserci l'Haunted Mansion a tema Jack Skellington, e se c'è quella, assurdo. Quando ci sono le giornate con così tanta affluenza, bisogna pianificare molto bene la strategia d'attacco per l'ingresso. E noi avevamo due opzioni: o correre verso l'Haunted Mansion, oppure correre verso La Bella e la Bestia, e di conseguenza fare poca fila in una delle due. Quindi poi avremmo preso il saltacoda in una di quelle che non abbiamo scelto nel nostro piano d'attacco. Ovviamente abbiamo iniziato con l'Haunted Mansion. Nel frattempo che stiamo correndo, la Sara ha già preso La Bella e la Bestia. Preso, nel senso che abbiamo proprio comprato i saltacoda. Quanto? 2000 anche qua. Smith Mountain alle 9:30, ma gratis. Bravissima. 8:15 di mattina siamo riusciti a prendere Space Mountain alle 9:30 e La Bella e la Bestia all'1. Ok, ora verso Haunted Mansion. Salve castello, ci vediamo dopo. Big Thunder Mountain, c'è Splash Mountain. Troppe scelte, l'ultima Space Mountain disponibile al mondo è questa. Non ci voglio credere, ma è uno scherzo? Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Era il mio sogno fare l'Haunted Mansion a tema Jack Skellington. Io ovviamente non mi sono spoilerato niente, non ho idea di come abbiano fatto e come facciano a ritematizzare Haunted Mansion. Sono super curioso di vedere alcune scene, tipo la scena del ballo quando si passa sopra. Questa ha tutte le carte in regola per poter diventare la mia attrazione preferita al mondo. Vabbè, già il pre-show incredibile. Stiamo scherzando qua, oh. Ma è da fuori di testa, è da fuori di testa, non ci voglio credere.
Io lo voglio rifare adesso. Porca porca. È senza dubbio la mia attrazione preferita al mondo. Probabilmente anche la mia. Sì? L'unico problema che ha questa attrazione, che però non ho sentito in realtà, è che parlano in giapponese. Quindi vi ricordo che questa tematizzazione c'è anche in California, solamente lì la potete trovare. Probabilmente esteticamente fuori è addirittura più bella quella della California. Quindi senza alcun dubbio questa è la mia attrazione preferita al mondo. Questa, non in particolare, non questa, sicuramente quella della California. Il pezzo quello del cimitero. Anche qua, come a Tokyo Disney Sea, a quanto pare vanno pazzi per i popcorn. Infatti già alle 9 e un quarto del mattino c'è una fila incredibile per i popcorn e a quanto pare i giapponesi vanno pazzi per Winnie the Pooh. La fila dell'attrazione di Winnie the Pooh, che qui è molto più bella rispetto a quella di Orlando, alle 9 e 16 del mattino è già sopra i 100 minuti d'attesa. È arrivato il momento di utilizzare il nostro Flash Pass per Space Mountain e questo significa che possiamo prenderne un altro e ciò può essere un problema. Big Thunder a Luna, Haunted Mansion. No, però cacchio, sarebbe figo Big Thunder Mountain, così le abbiamo tutte. Se avessimo preso Winnie the Pooh alle 8 ci avrebbe cancellato tutti gli altri Flash Pass che potevamo prendere, perché appunto una volta entrati qua a Space Mountain adesso potevamo prendere un altro Flash Pass. Vai, Space Mountain! Carina Space Mountain. Alla fine, da quando siamo entrati in coda adesso che siamo usciti, sono passati 15 minuti. Di più mi sembra esagerato per Space Mountain. Abbiamo preso il saltacoda per Big Thunder Mountain. In questo momento, purtroppo, La Bella e la Bestia è temporarily suspended. Andiamo verso Roger Rabbit, che non l'abbiamo ancora fatto. Prima aveva mezz'ora d'attesa, vediamo quanto ha adesso. Un'altra delle attrazioni e dei personaggi che vanno tantissimo qui in Giappone, oltre a Winnie the Pooh, è Baymax. Qui potrete trovare un'attrazione che va alla stragrande, che ha adesso in questo momento 150 minuti d'attesa. Sappiate che qui in Giappone ovviamente impazziscono per Baymax. Benvenuti a Toontown, questa zona in cui si entra effettivamente nell'universo di Mickey Mouse, dove potete entrare ed incontrare i personaggi Disney. Noi in questo momento stiamo andando a fare Roger Rabbit e questa è, non so se è la stessa, se è identica, però questa dovrebbe aver aperto anche in California. E noi ce la siamo persa quando eravamo là perché non aveva ancora aperto e quindi adesso finalmente la stiamo vedendo. Finalmente ho trovato un punto dove far palestra anche a Disneyland. Facciamo stacchi. E... Perché spin? Aspetta. Arrivederci. Oh, aiuto. Oh, ma non si aprono queste porte. Guida, guida, guida bene. Di là, di là. Dove vai a mettere la mano? Apri di sesamo. Oh, ah, ok. Oh, mamma. Siamo esplosi. Ma te l'ho detto, devi guidare meglio. Siamo qua. Carina! Bello il fatto che è interattiva, anche che si può curvare. Questa è la casa di Topolino, là dietro c'è la casa di Chip e Chop. Adesso per fare il meet and greet con Mickey sono 60 minuti d'attesa.
Dopo Toontown ci siamo spostati verso Fantasyland, con l'obiettivo in realtà di andare verso il castello. Perché a differenza degli altri parchi Disney che abbiamo visitato, questo castello è esplorabile. Ovviamente anche qui c'è la coda per farlo, sono 25 minuti d'attesa che però facciamo volentieri per salire all'interno delle stanze del castello. Vi ricordo che noi tempo fa siamo entrati all'interno del castello di Orlando e ci abbiamo mangiato pure dentro, quindi io mi aspetto più o meno una roba del genere qua. Esploriamo il castello. Ma che fanno di nato? Finito? Carino, ma aspettavo di meglio, a dire la verità, Però assomiglia effettivamente molto a quello che c'hai ad Orlando. Solo che a Orlando, anziché esserci un tour così, a Orlando c'è proprio il ristorante che si chiama Cinderella Royal Table, nel quale oltre a mangiare potete anche incontrare le principesse Disney. Molto molto bella come esperienza, se avete la possibilità vi consiglio di farla. Dopo l'esperienza all'interno del castello di Cenerentola, andiamo a dare un'occhiata a questa Main Street, l'unica Main Street al coperto penso esistente o comunque che io abbia mai visto. Non so se la scelta di fare la Main Street al coperto sia dovuta al fatto che qui magari spesso piove, non ne ho idea se spesso piove o no. A me sinceramente la Main Street coperta non piace per niente. Ah, e vedi cosa c'è di particolare in questa Main Street, che stamattina quando siamo entrati non me ne sono accorto perché andavamo troppo forte. Che la Main Street non è solo dritta, può andare sia a destra che a sinistra. Non è che questo tetto ti toglie la vista dal castello, anzi, però il castello è abbastanza lontano rispetto alla Main Street. Oh mio Dio, ma in questo negozio Main Street ci sono pure le macchinette antiche, quelle le claw, come si chiamano? Tipo le claw machine. Ovviamente, siamo in Giappone, dovevano per forza mettercele, quindi dobbiamo assolutamente provare. 200 yen. Cosa fa? Va da sola? Ma sono io che l'ho fatta andare. Oh, due. Ne ho presi grande. E poi tra l'altro mi sono accorto adesso che uno è Minnie e uno è Mickey. Quindi questo è tuo. Sì, qui dietro di me c'è i Pirati dei Caraibi. È arrivato il momento di farla perché incredibilmente, non si sa per quale motivo, adesso ha 15 minuti di attesa. Ora cronometriamo e vediamo se è effettivamente così, ma è tipo l'unica attrazione che ha così poca attesa. Ah, ma pure qua c'è il ristorante. No, Davy Jones, no! Siamo fermati sopra questi qua che si sparano, oh no! Aiuto, ma sono matti! Some miscreant might be tempted to steal it, eh? The ruin and embezzle and even hijack. Ring up with me, Hardy's your home. Hijack. Sempre molto carina, anzi molto bella, i Pirati dei Caraibi. Una stazione di carico un po' meh. Poi dopo in realtà l'attrazione è molto 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 bella. Per 15 minuti di attesa assolutamente ne vale la pena secondo me. Tra
20 minuti abbiamo finalmente i due saltacoda, uno per La Bella e la Bestia e l'altro per Big Thunder Mountain. Una volta sbloccato quello per Big Thunder Mountain, vedremo se riusciremo a prenderne un altro o se sono finiti tutti. E dopo quelle due attrazioni lì vediamo se riusciamo a mangiare qualcosa, perché a quanto pare qui la fila per mangiare è la stessa delle attrazioni, cioè incredibile. Per mangiare ci sono dai 30 ai 70 minuti d'attesa, quindi vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. Mi piacerebbe prendere o l'hamburger di Baymax, oppure un hamburger a forma di topolino, oppure c'è anche un Baymax fatto di riso col pollo che sembra molto buono e bello. Boh, vediamo. Pronti con il nostro Disney Premier Access. Porca vacca, ma quanto è imponente questo ingresso! Cioè, è un secondo castello dentro il parco Disney praticamente. E la peppa. Show incredibile. Teoricamente dovrebbero darci un altro saltacoda. Vabbè, intanto se volete vi faccio vedere questa nuova attrazione, La Bella e la Bestia The Walkthrough. Vedi, qua si va, sono le tazze, ecco là c'è la bestia e gli alberi. Se... che sfortuna. Wow, arrivederci Belle, grazie, ci vediamo dopo. Forse. Oh no, ci stiamo spoilerando tutta l'attrazione. No. Quando succedono queste cose nei parchi Disney, solitamente vi regalano un multi-experience saltacoda, che non sarebbe nient'altro che un saltacoda col quale potete effettivamente saltare la fila in una delle attrazioni del parco, quindi non per forza quella in cui siete rimasti bloccati. Spoiler, noi lo riutilizzeremo dopo per La Bella e la Bestia, ora però abbiamo un altro saltacoda da sfruttare. Pronti su Big Thunder Mountain. Guarda se si può prendere un altro Fastpass gratis. No? Carina questa Big Thunder Mountain, niente di che in realtà, molto più bella quella della California e molto più bella quella di Parigi. Tra l'altro qui mi hanno pure sgridato perché ho filmato, quindi non so come sono venute le riprese. Strano però, non mi dicono mai niente a Disney quando filmo, vabbè. Sono le... qua
14.37, siamo tornati in Main Street. È dalle 7 di stamattina, abbiamo mangiato qualcosina in fila stamattina alle 7 e poi non abbiamo più mangiato, quindi abbiamo ultra fame e adesso probabilmente ci metteremo in fila da qualche parte. Abbiamo atteso esattamente 20 minuti. Adesso vediamo se prendere qua un Baymax un po' strano e poi andare in un altro ristorante e fare un'altra attesa per prendere un'altra cosa particolare. È arrivato finalmente il nostro Baymax. Dovrebbe essere riso con pollo al curry e forse manzo con una salsina strana, non lo so, o maiale. Quindi assaggiamo, purtroppo dobbiamo distruggere il nostro Baymax. È morto. Mizzica. Quell'altro non so cosa sia, ma è buono. Tipo dolce. Buono. Dopo aver divorato il povero Baymax, ci siamo spostati al ristorante Okusai, un ristorante un pochettino più tradizionale, dove abbiamo fatto tra l'altro pochissima attesa e abbiamo preso il secondo piatto della giornata. Sarebbe un misto di pesci su un letto di riso. Chiamolo col tonno. Oh no. Devo dire che non è male. È arrivato anche il dolce, che dovrebbe essere un gelato al matcha e poi cose a caso. Vabbè, noi lo assaggiamo. Non ci voglio credere. È un mochi. No, questo non mi piace. Non sa di niente questo mochi, mamma mia. Il gelato però è molto buono. E pure il topolino, mi dispiace. Qua abbiamo speso in totale 4.110 euro. Non è vero, erano yen, che sono 25 euro per abbastanza roba. Ora hanno riaperto La Bella e la Bestia solamente per quelli che hanno il saltacoda, quindi andiamo a vedere com'è la storia e dopodiché vediamo se fare Winnie the Pooh, perché comunque è un'attrazione molto bella che secondo me va fatta. Il problema è che poi alle 7 c'è Electrical Parade, che anche quella va vista. E dopo tutta la giornata ad aspettare, finalmente siamo riusciti a fare La Bella e la Bestia ed abbiamo avuto anche la fortuna di vedere il castello la sera. Secondo giro, vai! Fatta molto 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 bella. Non è assolutamente per mia opinione, perché mi piace molto di più bella come l'Haunted Mansion, però è indubbiamente molto
bella e molto più avanzata tecnologicamente. La volevo paragonare un po' con Rise of the Resistance, ma assolutamente non regge il confronto, secondo me. Rise of the Resistance, cioè, è proprio su un altro livello. Ora, tra un'oretta c'è la parata, quindi dobbiamo fare un'attrazione che non ha troppa coda. Non vedo niente qua intorno che possa avere questi requisiti. Sì, questa attrazione ci voleva proprio, guarda. Però carina dentro, effettivamente, perché non l'avevo mai fatta It's a Small World coi personaggi della Disney dentro. Aspettiamo l'Electrical Parade. Non so per quale motivo ci hanno fatto sedere tutti, quindi noi ci guarderemo la parata da seduti da dietro. Questa è nuova. Finita l'Electrical Parade a Disneylando, la chiamano così qua. Se venite qua sicuramente è una parata che non dovete perdervi. È quasi arrivata l'orario di chiusura del parco, manca un'ora e dobbiamo scegliere l'ultima attrazione con cui chiudere. Winnie the Pooh a 70 minuti, Haunted Mansion 60 minuti. Non so quando avrò l'occasione di rifare l'Haunted Mansion a tema Jack Skellington, quindi ci fiondiamo verso l'Haunted Mansion. Incredibile, confermo, premio come miglior attrazione al mondo per me, anzi mia attrazione preferita al mondo. E nonostante oggi fosse una giornata pienissima, ne è valsa la pena aspettare fino alla sera, perché adesso Winnie the Pooh ha 35 minuti d'attesa. Dovremmo riuscire a fare anche Winnie the Pooh, anche perché lo spettacolo finale è stato sospeso, quindi non ci sarà lo spettacolo stasera, quindi non ci siamo persi niente e riusciamo a fare pure Winnie the Pooh alla fine. Don't treat me so mean, you're the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I'd like the things and go. Yeah, don't you come back no more, no more, no more, no more. Don't you come back. Treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, it's under studio and got no money. E si conclude qui quindi la nostra giornata a Tokyo Disneyland, un parco che assolutamente devo dirvi che a me è piaciuto, super completo. Devo dirvi che tra i due, tra Tokyo Disney Sea e Tokyo Disneyland, io sinceramente preferisco Tokyo Disneyland. Ho sentito un pochettino di più la magia qua rispetto che di là. Noi oggi abbiamo fatto tutta la giornata dalla mattina all'apertura, anzi due ore prima dell'apertura fino alla chiusura, adesso che sono le 21:20, e siamo riusciti a fare tranquillamente, tra virgolette, tutto con una giornata con un'affluenza altissima. Se venite qua e sapete gestirvi bene i parchi, sia Tokyo Disney Sea che Tokyo Disneyland, un giorno ciascuno, direi che bastano. Nel prossimo video inizieremo a vedere effettivamente un pochettino di più il Giappone e alla sera ci sposteremo verso i Warner Bros. Studio Tour, nuovissimi a Tokyo di Harry Potter, che voi però vedrete in un altro video ancora. Io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e non mi resta altro che darvi l'appuntamento al prossimo episodio di Jack in Giappone.